Ciao amici, ci prepariamo a cucinare un altro piatto di mare, un piatto che a me piace molto, dei merluzzetti in umido. Io per questa preparazione ho già preso quei merluzzetti congelati, quelli decapitati, si trovano molto facilmente in tutti i negozi e prendendoli congelati bypassiamo doverli congelare noi, così sono già pronti, sono già stati abbattuti per quanto riguarda batteri, vermi, eccetera, eccetera, e comunque il loro gusto rimane inalterato. Oggi li prepareremo in umido, come ho già detto, e quindi gli ingredienti sono questi: tre bei merluzzetti, come potete vedere, già puliti, gli ho dato ancora una lavatina, li ho puliti ulteriormente e poi ci servono 200 g di passata di pomodoro, sale, mezzo bicchiere di vino bianco, tre bei cucchiai di olive tagliate a rondelle, come vedete le ho già tagliate a rondelle, una bella costa di sedano, ho già tagliato anche lei a pezzettini, due cucchiai di capperi. E io ho adoperato due piccole cipolle, oppure basta una cipolla grossa, un po' di pepe e, chi piace, anche un po' di peperoncino. Bene, una volta visti gli ingredienti, non possiamo fare altro che passare alla preparazione di questo piatto gustosissimo, facoltativo, un po' di prezzemolo. Andiamo a prepararlo. Naturalmente, non l'ho detto prima, ci vuole anche dell'olio extravergine d'oliva che adesso andremo a mettere in questo tegame, a quale ho già acceso la fiamma per preriscaldarlo. A occhio e croce metteremo 4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Possiamo ora aggiungere la cipolla e il sedano. A questo punto unisco qualche pezzetto di peperoncino fresco, a me piace leggermente piccante, non molto in questo caso, ma un po' di piccantino mi piace. A questo punto uniamo le olive che abbiamo già tagliato a rondelle e i capperi. Sfumiamo con il vino bianco. Uniamo la salsa. Mettiamo un goccettino d'acqua proprio per pulire. Diamo una bella mescolata. Voilà. Diamo un po' di sale. Diamo una grattugiata di pepe. Diamo una bella mescolata. Voilà. Copriamo e lasciamo cuocere alcuni minuti prima di introdurre il pesce. Uniamo il prezzemolo. Abbassiamo la fiamma. Copriamo. Lasciamo cuocere ancora. Possiamo ora unire i merluzzetti. Copriamo e lasciamo cuocere almeno una ventina di minuti. A questo punto, dopo circa metà cottura, diamo una giratina ai nostri merluzzetti. Ecco, guardate come stanno già prendendo e assorbendo il sughettino. Deve essere uno spettacolo. Ricopriamo e continuiamo la cottura ancora per una decina di minuti. Ancora pochi minuti e poi possiamo andare ad impiattare. Come vedete, i nostri merluzzetti sono già ben cotti. Un ultimo colpetto e poi impiattiamo. Bene, eccoci pronti per impiattare. Ne preleviamo uno. Voilà, nel piatto.
voilà, amici. Possiamo anche aprirlo. Ed eccolo, pronto. Ecco che togliamo la spina centrale. Voilà. E voilà, il piatto è pronto, possiamo andare a gustarlo. Ciao amici, alla prossima ricetta. Bene, a questo punto non ci rimane che assaggiare. L'aspetto è invitante. Vediamo un attimino con un pezzettino. Il gusto sembra eccellente. Amici, è una raffinatezza. Vi lascio perché vado a mangiare. Ciao, alla prossima ricetta.